Buon pomeriggio a tutti, edizione straordinaria del TG1 per darvi conto di una drammatica notizia che arriva da New York. Due aerei si sono schiantati sui due grattacieli del Twin Tower del World Trade Center in piena Manhattan nel pomeriggio. Vediamo le immagini in diretta da New York, vedete le torri gemelle del Twin Towers. A quanto pare questa mattina erano da poco passate le 9, ora poco prima delle 9 di stamattina, ora chiaramente di New York, da qui erano più o meno le 3 del pomeriggio, quando due aerei in due momenti diversi, esattamente una decina di minuti dopo, prima un aereo, poi un altro aereo, si sono schiantati sulle due torri gemelle delle Twin Towers, già teatro di un attentato islamico nel febbraio del 93, le due torri gemelle note come World Trade Center. A quanto pare uno dei due aerei era un Boeing appena dirottato, un Boeing 757 appena dirottato e che poi si è andato a schiantare appunto sulle due torri gemelle. Vi stiamo dando conto delle immagini di notizia in diretta, quindi sono ancora abbastanza frammentari. Vedete le due torri gemelle che sono alte 110 piani, sono avvolte da un fumo nero e denso. I due aerei si sono schiantati, lo ripetiamo, questa mattina, quando in America, appunto era mattina, quindi poche ore fa, un'ora fa circa, in America, a New York, sono schiantate sulle sommità, sui piani più alti delle due torri gemelle, prima uno, poi l'altro. Uno dei due era sicuramente, a quanto riferisce l'FBI, un Boeing 757 appena dirottato e subito dopo evidentemente mandato verso la sommità di una delle due torri. 18 minuti dopo un altro aereo si è schiantato sempre sopra la torre gemella. Noi siamo in attesa di collegarci con il nostro corrispondente da New York, Giulio Borrelli, per sapere delle... In qualche modo, seppur la cosa sembra incredibile, rubato, novità, oppure se si tratta di aerei che hanno dirottato. Pronto il collegamento in diretta verso questa terribile destinazione. È arrivato ora un flash dell'ANSA. In questo momento dice: torri gemelle per governo è attentato. Per il governo americano, quindi, non ci sono dubbi, è un attentato. Questa è l'ipotesi del governo. L'ipotesi dell'attentato era emersa subito dopo che era stata presa in considerazione l'ipotesi che si trattasse Unfortunately, we'll be going back to Washington after my remarks. Secretary Rod Paige and Lieutenant Governor will take the podium and discuss education. In questo momento state vedendo l'immagine del presidente americano George W. Bush che sta parlando evidentemente al paese dando le prime notizie. A quanto pare l'FBI, che appunto il Servizio di Sicurezza Interno degli Stati Uniti, era stato messo in allerta per il possibile dirottamento di un aereo poco prima dell'impatto dei due aerei contro le torri gemelle. Sentiamo Bush. Presidente Bush dice: questo è un attacco al nostro governo federale e a tutta l'FBI. To hunt down and to find those folks who committed this act. Quindi la lotta senza quartiere al terrorismo. Bush annuncia una campagna senza precedenti per trovare chi ha compiuto questo attentato. May God bless the victims, their families, and America. Un pensiero per le vittime che sicuramente ci sono, e Bush lascia così il podio. Un discorso breve che definisce assolutamente come un attacco terroristico questo che abbiamo visto, questo attacco che ci ha lasciato scioccati, è dunque interpretato come decisamente un attacco terroristico. L'America impiegherà tutte le risorse investigative, le risorse di pubblica sicurezza. E quindi un pensiero alle vittime. Non si sa ancora nulla delle vittime, non si sa delle vittime che si trovavano nell'edificio, delle vittime che si trovavano nell'aereo, ancora non si è visto un solo ferito. Sono passati circa 35 minuti dal primo attacco e ancora non abbiamo
non si sa nulla delle persone. Le parole del presidente Bush hanno quindi fugato qualsiasi dubbio su quello che è accaduto a New York stamattina. Si tratta quindi, con molta probabilità, ha detto il presidente, di un attentato terroristico, un attentato suicida, duplice attentato suicida. Il presidente non è stato però in grado, non ha voluto dare ulteriori informazioni sul fatto se di come i terroristi siano potuti entrare in possesso di questi aerei. Aerei di linea, quasi sicuramente, perlomeno il secondo, quello che si è abbattuto sulla Torre Gemella di Sud, era sicuramente un aereo di linea di medio-grandi dimensioni, e quindi resta da capire se erano pieni di passeggeri oppure no. Sicuramente tante vittime ci sono dentro gli uffici del World Trade Center. Essendo accaduto l'attentato di mattina in un giorno feriale, è logico pensare che gli uffici fossero già aperti e che gli impiegati fossero già al lavoro. Si hanno ora le prime informazioni sui feriti. Secondo l'agenzia di stampa spagnola EFE ci sarebbero almeno 6 persone morte come conseguenza di questo incidente. Lo riporta la spagnola EFE basandosi su informazioni avute dalla catena americana televisiva CNBC. La quale assicura da parte sua che ci sarebbero almeno 1000 feriti. I due grattacieli sono quasi per la metà coinvolti in questo incidente. E nel frattempo è arrivata anche la notizia su uno dei due aerei utilizzati per questo attentato. Si tratta di un Boeing 767. Sì, immagini davvero drammatiche, sembrano quelle di un film che purtroppo è vero. Questi due aerei sono schiantati sulle torri di queste due torri gemelle. Le stesse torri gemelle sono state teatro nel 93, come ricordava i colleghi di Aeronews. Quelle immagini che vediamo erano appunto venivano appunto da Aeronews. E nel 26 febbraio del 93 il World Trade Center a New York è stato teatro di quello che fu definito allora il peggior attacco terroristico sul suolo americano, e morirono alcune persone, centinaia e centinaia di feriti. Allora fu condannato all'ergastolo il terrorista islamico Ramzi Ahmed Yusuf. Ma vediamo in questo servizio di Duilio Giammaria di ricostruire un attimo così a sangue, come dire, piuttosto caldo, quello che è successo in queste ore convulse. Vediamo il servizio di Giammaria. Mancavano pochi minuti alle 9 di mattina, ora locale a New York, quando si è saputo di un'esplosione in una delle due torri gemelle del World Trade Center. Dagli ultimi piani subito scaturita una fittissima colonna di fumo. La televisione allora ha messo le telecamere in diretta e stava raccogliendo le testimonianze dei testimoni sopravvissuti alla pioggia di schegge piovuta sul quartiere affaristico di New York, dove hanno sede le due torri del World Trade Center. E proprio mentre la televisione aveva le telecamere puntate, è arrivato come un proiettile un altro aereo. Qui si distingue nettamente che si tratta di un bimotore, un 737 o un Airbus, probabilmente. Questo aereo ha colpito l'altra torre, ancora indenne. Da queste immagini la sequenza non è molto chiara, poiché le due torri da questa angolazione sono esattamente in parallelo. E questo aereo ha colpito la seconda torre ancora indenne dopo il primo incidente. Dunque, alcune altre notizie, altri particolari
che arrivano così alla snocciolata in redazione, il secondo aereo che si è abbattuto su una delle due torri gemelle del World Trade Center sarebbe un Boeing 757, quindi un jet civile, jet passeggeri della compagnia American Airlines, una delle più grandi compagnie del mondo, un velivolo con una capacità che arriva fino a 289 passeggeri a seconda della configurazione di volo. Ovviamente il velivolo, secondo altre testimonianze, prima dell'impatto con il grattacielo era già in fiamme. Questo fa pensare, a quanto pare, appunto ad un atto terroristico. Bush ha avuto parole abbastanza chiare al riguardo, ha parlato di un atto contro gli Stati Uniti, due aerei nello spazio di 20 minuti che si vanno a schiantare contro uno dei simboli dell'America stessa, di New York, le torri gemelle di Manhattan. Evidentemente fa pensare a questa pista. Vediamo ancora le immagini veramente drammatiche. Sentiamo da Euronews se ci sono ancora altri aggiornamenti. Colleghiamoci. Eventuali altri attentati, le autorità hanno disposto la chiusura sia dei ponti che dei tunnel. Sulla scena regna il panico, a New York, a Manhattan regna il panico, questo continuano a ripetere le televisioni, le radio locali, i corrispondenti locali. Per le strade ci sono macerie, schegge, pezzi di materiali che hanno preso fuoco e che continuano a cadere sull'immensa piazza che circonda le due torri gemelle. 2.000 persone hanno lasciato gli edifici nelle torri gemelle e anche negli edifici intorno, correndo per le strade per allontanarsi dal World Trade Center. Un immenso, un grandissimo perimetro di sicurezza è stato stabilito attorno agli edifici. Una notizia abbattuta proprio poco fa, e se l'aspettavano un po' tutti, il fronte di liberazione della Palestina ha rivendicato l'attentato, una rivendicazione evidentemente era nell'aria, a quanto pare è il fronte della liberazione della Palestina che lo ha fatto abbastanza rapidamente, saranno passate 40 minuti dall'attentato, è arrivato puntuale questa rivendicazione che non fa altro che, ecco, ricolleghiamoci ancora con Euronews, sempre lo stesso scenario, queste due torri fumanti, drammatiche veramente le immagini, sentiamo. Attentato. Il gruppo palestinese che ha reclamato responsabilità per l'attentato lo ha fatto telefonando alla televisione di Abu Dhabi e si tratta del Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina. La televisione dice inoltre che, secondo fonti dell'FBI, uno dei due aerei sarebbe stato dirottato, quindi si sarebbe trattato di un aereo di linea dirottato, un'informazione che la televisione di Abu Dhabi dice di aver ricevuto dall'FBI. D'altro canto, da parte dell'FBI non si ha alcuna informazione ufficiale diretta su questo. A quanto pare il dramma non sembra concludersi così, infatti da notizie che arrivano, non ancora verificabili, ma che appunto fanno riferimento all'FBI, ci sarebbe addirittura un terzo aereo che si sarebbe avvicinando verso le due torri, quindi a quanto pare, se è vero tutto ciò che ci stanno riferendo, il dramma potrebbe assumere dimensioni veramente ancora più grandi. Sentiamo. È confermata la notizia che il presidente Bush si trova per strada, raggiungendo la Casa Bianca dalla scuola elementare dove era in visita stamattina quando è stato raggiunto dalla notizia di questa terribile incidente. E una notizia ancora più inquietante che arriva in questo momento, secondo ci viene una notizia, ma prima chiediamo conferma, sembra che ci sia un terzo aereo che potrebbe essere stato
sembrerebbe essere stato dirottato, un terzo aereo, quindi che dovrebbe ancora arrivare. Bene, se c'è una televisione che segue sempre questi avvenimenti drammatici in diretta, questa è la CNN. Colleghiamoci subito con la CNN e con l'aiuto di Monica Maggioni seguiamo la cronaca di questo drammatico momento.